Mater Domini, buon 15 ottobre a tutti voi, un caro saluto ai nostri telespettatori. Come promesso, dopo tanti speciali, dopo tanti approfondimenti sulla figura, sulla storia di San Gerardo, siamo qui in diretta questo pomeriggio, questo tardo pomeriggio, per la cerimonia del transito e poi domani per la celebrazione eucaristica del 16 ottobre, il giorno di San Gerardo. L'emozione è dovuta soprattutto al luogo, ma soprattutto all'appuntamento di oggi. Come tutti gli altirpini in particolare, c'è un legame molto forte con questo santuario. San Gerardo è uno dei santi per i quali c'è maggiore devozione nelle nostre comunità. Io proprio sono parroco in due delle comunità della zona e è un santo che si festeggia. Si festeggia perché è stato ha vissuto in queste terre, ha fatto i suoi, le sue gesta, le ha realizzate qui anche con eventi magari prodigiosi, ha segnato con il suo esempio di santità la vita di fede di questa gente, per questo c'è ancora questo grande legame che rimane molto vivo. Vedere tantissimi pellegrini che arrivano al santuario è un'emozione indescrivibile, chiedono grazie, pregano e noi che l'abbiamo qua ogni tanto ce lo dimentichiamo così, non volendo, però vedere tanta gente è veramente emozionante. Il sindaco di Carife, Carmine Di Giorgio, salve sindaco, ecco questo scambio di mano, continuiamo un po', è praticamente il passaggio di consegne da Carife e a Ricigliano, perché l'anno prossimo voi avete appena portato l'ampolla con l'olio in chiesa, sindaco, adesso ne parleremo, l'anno prossimo toccherà al sindaco, alla comunità di Ricigliano. Cosa vuole dire all'amico di Ricigliano? Che dire, che quest'anno partecipiamo noi in maniera ufficiale a questa bellissima cerimonia. E lo facciamo con grande gioia e anche in memoria praticamente dei nostri genitori che ci hanno insegnato ad amare questo santo. Appena ci siamo ritrovati insieme per celebrare il transito di questo religioso, di questo giovanissimo religioso, siamo nel vivo del sinodo dei giovani e quindi è una sosta necessaria, una riflessione importante. Pregare e contemplare la vita di questo giovane santo a cui lega soprattutto nei nostri territori, ma direi nel mondo, una grande e sincera devozione. Splende il sole su Mater Domini, amici di Telenostra, benvenuti al giorno di San Gerardo. Siamo in diretta dal piazzale nei pressi del santuario di Mater Domini, ormai nel nostro consueto salottino, qui per raccontarvi l'emozione di questa giornata particolare. Sono migliaia i fedeli che stanno arrivando da ogni parte del sud Italia, in particolar modo da Basilicata, Puglia e naturalmente Campania, per venerare il santo, per pregare sulla tomba del santo. È un santo che si fa amare, diceva il pastore della chiesa altirpina Don Monsignor Pasquale Cascio, è il santo del popolo, il suo popolo pian piano sta arrivando qui a Mater Domini. Sì, come sempre questo giorno è un giorno particolare per tutta la gente dell'Altirpina e del sud Italia, stanno davvero centinaia, migliaia di persone stanno affluendo qui nel piazzale di San Gerardo per vivere con intensità questa giornata. È una giornata preparata, appunto, come dicevate, da una novena vissuta veramente con grande trasporto. È una grande emozione, è la mia prima volta da sindaco ad organizzare San Gerardo. Ieri c'è stata la cerimonia, il rito dell'olio, oggi c'è questa grande accoglienza di questi tanti fedeli che vengono a fare un saluto a San Gerardo, ed è una cosa veramente che
ci fa sentire il dovere, dovrebbe far sentire a ognuno di noi, io il primo, il dovere di dover migliorare sempre di più l'accoglienza da poter dare alla gente che arriva da anni in questo, nella frazione di Caposele che è quella di Mater Domini. Certamente, permettimi due cose velocissime. Una, che sono sicuro che la tua professionalità non sarà intaccata da questo profumino. Perché, su questo qualche dubbio. E poi il sentito ringraziamento da cittadino di questo territorio all'editore, alla tua televisione, che coglie a balzo un momento particolare anche per l'Irpinia, perché questo non è solamente dedicato a San Gerardo, ma insomma questo flusso di pellegrini, questa grande potenzialità che noi abbiamo, bisogna anche amplificarla attraverso i mezzi di comunicazione. Quindi complimenti e grazie soprattutto per le cose che state facendo. Un anno fa ho scoperto che avevo un carcinoma alla lingua, era aggressivo, e poi ho fatto delle radio, 30 radio, chemie, e ho andato avanti così. Poi un ragazzo che sta vicino a casa mia mi ha preso le reliquie di San Gerardo e l'ho portato sempre presso quando ho fatto queste visite, questi controlli. Poi sono stato in ospedale il 12 dicembre, stavo proprio morendo. E quando sono stata male mi segnò San Gerardo, che lui stava sopra un balcone antico e io di sotto che trovo sangue per la bocca, e lui mi fece con la mano così, disse: non ti preoccupare che la malattia non ce l'hai più. E io disse, quando me lo sognai, disse vicino a mia figlia: chi lo sa se è così, se è veramente così, come fai a non crederci ai miracoli? Poi il mese di febbraio sono andata a controllo, ho fatto TAC e PET e i dottori mi hanno assicurato, dice: signora, la malattia non c'è più, non mi hanno nemmeno più operato. Noi da piccolini, la nonna ci ha invocato che questo San Gerardo per noi bambini era una cosa grande, infatti poi ho avuto la conferma che mamma nel 64 ha avuto un infortunio, era proprio finita, stava a Torre Angellara, i medici l'avevano licenziata, non c'era più da fare niente. Mia suocera poverina aveva fatto tante notti, il giorno lavorava e la notte ci stava vicino, perché ero giovane e non potevo stare in ospedale, avevo 13-14 anni. E niente, allora si sente chiamare da mia mamma, dice: Teresa, Teresa, non ti volevo svegliare, però c'è stato San Gerardo appoggiato sul mio lettino, sulla sbarra del lettino, per tanto tempo. Dice: Madonna, ma è stata una visione, forse ti hai sognato. No, dice, io ero sveglia, mi ha parlato, mi ha detto che la gamba destra si incomincia a muovere, perché erano 3 mesi, era rimasta immobile. Dice, mi ha sorriso tanto, mi ha detto che non mi devo perdere di coraggio. Dice: vedi un po' se è vero che questa gamba mia si muove, perché per tanto tempo, no? È andata a mia suocera, si è alzata le dita del piede e si muoveva, no? Si muoveva. Avevo una ragazza, grazie a San Gerardo, a Gesù, alla Madonna, ho 3 bei figli. Poi un giorno mia figlia cade malata, aveva 16 anni, fino a 24 non stava bene. Al finale era leucemia, invece non era più leucemia, era artrite reumatoide. Grazie a San Gerardo si è tolto tutto, ha avuto questo bambino che è miracoloso e meraviglioso. E poi un'altra bambina. Che vuoi dire a mamma in diretta? Mamma, ti voglio bene. La situazione della viabilità in Alta Irpinia è sempre disastrosa, ma se continuano a peggiorare le condizioni di alcune arterie dove si continua ad intervenire con inutili ed a tratti ingannevoli palliativi, qualche buona notizia arriva dalla statale Ofantina, dove ci sono lavori di rifacimento del manto stradale. Ma procediamo per ordine. La statale 303, che collega l'altopiano del Formicoso con comuni importanti come Bisaccia, Lacedonia ed altri, è in condizioni pietose. Continue buche ed avvallamenti sono una costante ed il rischio per gli automobilisti è sempre dietro l'angolo. Puntualmente la finta soluzione è sempre la stessa: piccoli rattoppi di asfalto che però con il tempo sono stati e saranno spazzati via, con il solito risultato: quella strada diventa sempre più dissestata ed il rischio aumenta giorno dopo giorno senza nessuna soluzione efficace e concreta. Buone notizie invece arrivano dall'Ofantina. La statale è stata sempre attenzionata dalle nostre telecamere ed anche qui il manto stradale era
era dissestato in molti tratti. Finalmente però negli ultimi giorni sono arrivate le buone notizie tanto attese. Infatti sono partiti i lavori che porteranno al rifacimento del manto stradale di quasi l'intero tratto che va da Montemarano a Lioni. Eliminati dunque dopo la fresatura ed il nuovo asfalto tutti i problemi legati alle buche ed agli avvallamenti che rendevano ancora più pericolosa una strada che già normalmente è molto rischiosa e piena di pericoli. Un piccolo risultato positivo quindi per la viabilità in Altirpinia, che senza interventi importanti come quello di queste ore sull'Ofantina sarà condannata al solito e continuo isolamento.